Questa è l'interfaccia per far funzionare la macchina, cioè qui carichi i file STL corretti, possibilmente con Magix o programmi simili, per fare il percorso macchina. Per caricare il file bisogna andare in Apri, seleziono una cartella, apro un file qualsiasi, lo visualizza così. Per posizionare all'interno della tavola il file correttamente, in maniera automatica possiamo fare auto arrange. I valori di 10, 7, 7, 7, 10 vanno bene. Sono la distanza dai bordi e la distanza tra gli oggetti. Per spostare manualmente un oggetto si clicca qui e poi si trascina l'oggetto in giro per la tavola. Il mio consiglio è sempre fare auto arrange. Per ruotare un oggetto o spostarlo di una data misura si può fare così con questi due tasti, oppure cliccando due volte sopra si apre il menu contestuale e ti dà la possibilità di ruotare l'oggetto nelle varie posizioni. Una volta che mi piace come è venuto l'oggetto, posso fare anche da qua auto arrange e sistemarlo sulla piattaforma. È importante che l'oggetto sia messo con la parte sotto che tocca la piattaforma. Possiamo pensare di staccare leggermente l'oggetto dalla piattaforma in maniera da non farlo toccare sulla piattaforma stessa, ma lasciarlo leggermente sollevato in maniera che non a contatto con la piattaforma. Non possiamo pensare però di lasciare tutta questa distanza. Perciò su Move dobbiamo andare a posizionare l'oggetto sul piano 0. Auto Arrange lo fa in automatico e poi magari possiamo dargli 3 decimi per sollevarlo e non far rimanere la superficie piatta degli oggetti a contatto con la piastra, perché è la prima che si rovina. Una volta importato l'oggetto, selezionato e messo nella piattaforma come meglio crediamo, non siamo a Monza, ho solo la finestra aperta. Scusa. Andiamo a fare fill. Fill si apre questa finestra e ci dice in che qualità vogliamo lavorare. Possiamo selezionare da 1 centesimo fino a 7 centesimi di strato, di stratificazione, la qualità superficiale che può essere dalla più bella alla più brutta, sempre sul 2 centesimi. Io di default uso 2 centesimi, la seconda qualità. Mi trovo abbastanza bene. Uso questo customs per gli oggetti customizzati, cioè quelli che decido io come mettere come qualità. I due passaggi per la fresa, due passaggi sono più che sufficienti. L'extra cooling time serve per quando fa abbastanza caldo la piattaforma. Rimane inattiva, cioè ferma, per un tot di secondi ogni volta che deve fresare per far raffreddare il materiale. È importante che la temperatura all'interno della stanza dove lavora la macchina sia intorno ai 22 gradi e che sia pulita. Una volta fatto questo non lo tocco. Seleziono il tipo, la cartella. Per me va bene qua lì, è il file dove l'ha preso. Il numero di strati sotto la piattaforma possiamo lasciare 2, va benissimo. Questo lasciamo sempre a 0 e faccio ok, un paio di volte.
Si apre, inizia a fare il conto, dovrebbe essere molto veloce qua. Più ci sono oggetti complessi, più è lento il conto. Ecco fatto, finito. Si aprirà una finestra dove ci dice: allora, quanti strati sono stati fatti? Il tempo di calcolo del percorso, i millimetri cubici del modello, del build, del support. Gli smart check sono una forma di controllo del testino di stampa strato per strato. Se smart lo fa un po' meno volte, se è standard allunga un po' i tempi di costruzione. Per fare questo oggetto a 2 centesimi ci mette 30 ore. Una volta fatto ok, si apre una nuova finestra, eccola qua, che ci fa vedere. Andando su e giù con il tastierino della tastiera, ci fa vedere strato per strato cosa succede man mano che la macchina lavora. Se gli strati sono tutti verdi e rossi, così non ci sono strati bianchi, allora la macchina ha fatto un buon calcolo e il percorso può essere utilizzato per il lavoro. Se invece ci sono degli errori nell'STL e la macchina fa strati bianchi da un passaggio all'altro tra il verde o il rosso, l'oggetto che ne risulterà sarà rovinato e non potrà essere utilizzato. Perciò la cosa molto importante è fare degli ottimi file STL per poterli poi stampare correttamente. Qua ci sono le varie cose che ho fatto io. Per aggiungere un secondo oggetto dobbiamo fare non open, ma append. E possiamo utilizzare aggiungere un secondo file. Eccolo qua. Faccio auto arrange, un secondo, un terzo, un quarto, fino a quando ci sta sulla tavola. Faccio auto arrange per sistemare la piattaforma correttamente e poi posso rifare il calcolo macchina. Append è questo qua. Salva la piattaforma così come l'abbiamo creata. Print stampa quello che vediamo, non so quanto possa essere utile. Questo serve per cancellare un oggetto. Questo non usiamolo. Questo non usiamolo. Questo serve per calcolare il percorso macchina, il tempo che ci metterà, solo dopo che abbiamo calcolato il percorso. Edit. Noi abbiamo scelto millimetri per default, voi penso che utilizzate millimetri. Questi parametri qua non li toccate, non toccate niente di questa roba qua. Usate i tasti che ci sono sopra. View, possiamo vedere l'oggetto in vari modi. Ok? Sono solo le visualizzazioni. Le stesse che sono qua. Possiamo vedere in bounding box, in wireframe e in shade. Questo qui è il wireframe ed è lentissimo, tanto che penso si pianterà. È lento con tutti i programmi, anzi. Setting invece è molto importante, serve per settare i parametri della macchina e il tipo di macchina. Nel mio è già segnato Machine List 66. Ma dovete andarlo a selezionare perché la prima volta non sa che tipo di macchina avete in gestione, quindi non sa che piattaforma e che parametri usare. Perciò setting, machine type. Nelle opzioni c'è la cartella di destinazione, poche altre cose. Basta, non serve nient'altro.